Oggi presentiamo uno dei più bei libri, non perché l'autore è qua, la storia della letteratura. Non perché l'autore è qua, o perché è un amico, o perché è interista, ma per tutte queste cose insieme e anche perché il volume racconta una storia che ha dell'incredibile, cioè la storia di come le sorelle Giussani inventarono il fumetto ancora oggi più famoso in Italia, cioè Diabolik, nella Milano di 50 anni fa. Tra l'altro fumetto, il personaggio fumetti che in questi anni è particolarmente celebrato per il 50esimo l'anno scorso, per il 50esimo quest'anno della sua compagna Eva Kant e anche per il fatto che entrambi si possono definire delle icone, cioè delle immagini, dei personaggi che vanno molto al di là del linguaggio del fumetto, perché sono noti quasi a tutti gli italiani, anche a chi non legge fumetti, quindi non solo gli italiani, però diciamo che se voi vi fermate per strada a chiedere chi è Tex o chi è Topolino, o gli italiani, chi è Tex e chi è Diabolik, su Tex quasi tutti sanno che è un cowboy e si fermano lì. Su Diabolik sanno che è un ladro, che ha una macchina riconoscibile, che ha una compagna che si chiama Eva Kant, quindi molti particolari, nonostante magari non abbiano mai letto il fumetto. Fumetto che tra l'altro ha esordito in un formato tascabile, che poi ha avuto diverse vicende, ma comunque molta fortuna. Ancora oggi Diabolik esce con una avventura al mese inedita, creata ex novo, e poi anche delle ristampe da parte addirittura di diversi editori, e è stato forse uno dei primi a essere protagonista multimediale. Oggi è normale che un personaggio esca a fumetti, abbia una versione a cartoni animati, abbia un film, abbia tutte il merchandising, tutte le versioni possibili e immaginabili di sfruttamento commerciale, ma anche semplicemente di notorietà. Diabolik è stato uno dei primissimi a generare un film, a avere una canzone di Betty Curtis pochi anni dopo l'esordio, essere nominato dai quotidiani quando c'era un particolare tipo di furto che doveva dimostrare destrezza, quindi uscire nei quotidiani come sinonimo di furto riuscito bene era, dopo pochi anni dall'esordio, voleva dire aver immediatamente varcato quella soglia minima di appassionati del genere, o comunque di fumetto, o comunque di gialli, tant'è vero che poi sono nati moltissimi imitatori che sono spariti nel giro di pochi anni, mentre Diabolik appunto ha festeggiato 50 anni. Per raccontarci questo e altro, Davide, direi come è nata l'idea di questo libro e come ti sei appassionato, perché questo libro è già la seconda edizione e allargata dalla primissima, e quindi immagino che tu abbia trovato nuovi materiali mano a mano. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Allora, cominciamo dalla fine. Il libro, cominciamo a vantarci subito così pubblicamente. Il libro è alla seconda edizione, ormai in via di esaurimento, per cui mi diceva l'editore che in magazzino sono rimaste veramente una manciata di copie. Esiste in realtà già una terza edizione, che è quella digitale, che ha comunque una copertina diversa, e chissà, forse esisterà una quarta edizione nel caso in cui puntini di sospensione accada altro su altri linguaggi. Purtroppo questo, io ho cominciato vantandomi perché poi in realtà, rispetto alla domanda specifica tua, io non mi posso vantare, per cui dovevo tirare un po' di acqua al mio mulino, perché in realtà l'idea di questo libro non è mia. Succede che editori illuminati, non succede così spesso, ogni tanto succede che editori illuminati abbiano delle buone idee e fortunatamente, occasionalmente, contattino me per realizzarle. In questo caso Edizioni Vedere, la persona di Marco Schiavone mi chiamò chiedendomi se avevo voglia di realizzare per loro il secondo volume della collana di saggi su autori di fumetti che loro avevano iniziato con il libro su Andrea Pazienza. Mi fece un paio di proposte di nomi di autori.
avevo anche provato a darmi del tempo per pensarci, ma in realtà 12 secondi prima che lui mi facesse la domanda io gli avevo già risposto, perché insomma l'idea di lavorare sulle sorelle Giussani la trovavo estremamente affascinante, trovavo incredibile, come accade spesso in Italia, che questa cosa non fosse ancora raccontata. Noi secondo me abbiamo una miniera d'oro di tesori narrativi, di vite meravigliose, di personaggi incredibili che o hanno la sfortuna di diventare una fiction televisiva, o se non se ne accorgono i produttori televisivi che esistono, magari viene fuori un editore illuminato e viene fuori un autore non necessariamente bravo, ma almeno con tanta voglia di indagare, di far emergere questi personaggi, e nascono operazioni editoriali come questa. Per cui appunto mi propose Le Giussani e un altro autore che non nominerò, dissi assolutamente Le Giussani. Da lì passarono 8 mesi in cui io non consegnai assolutamente nulla all'editore, che ogni tanto mi chiamava preoccupato. Davide, ma quella roba lì del libro sulle Giussani? No, ci sto lavorando, tranquillo. In realtà era vero che stavo lavorando, nel senso che il lavoro grosso, soprattutto nella prima edizione, fu il lavoro di ricerca, però io non avevo messo su carta nulla. Per cui per 8 mesi io girai, non dico tutta l'Italia, ma almeno il nord Italia, alla ricerca di parenti, perché comunque le Giussani erano già entrambe defunte. Nessuna delle due aveva avuto figli, quindi alla ricerca di parenti, cugini, nipoti, autori che in qualche modo avevano lavorato con loro. Quindi fu veramente un lavoro di scavo, di ricerca, con costanza, determinazione, grande divertimento, devo dire anche con il clamoroso aiuto di uno staff di persone che sbobinava le interviste, perché non esistevano ancora quei meravigliosi processi, sembra un secolo fa, però non esistevano ancora, o quantomeno non erano ancora affinati. Tu non avrai la stampa in omaggio perché sei arrivato tardi. Io ce l'ho già. Porca miseria. Vabbè, e ce n'è una anche per me. Certo. Ciao. Ce la parte. Ciao. E per quanto mi dai. Vabbè, non ci mettiamo d'accordo. Sono arrivato tardi, mi dispiace, che avevo perso cose che non ho mai sentito. Credo di sì. Dopo parleremo anche della sanità mentale dei fan di Diabolica, se vuoi. Grazie. Ma detto sanità mentale, no? Detto. Adesso arrivano anche gli altri. Oh, grazie. E quindi dopo riparto da capo. E adesso dove ero arrivato? Ah sì, 8 mesi di ricerca, avevo cercato tutti i personaggi, sono stati persone che mi diedero la mano a sbobinare, perché comunque non esistevano ancora quei programmi che poi trascrivevano direttamente dal sonoro. Quindi avevo questo magma di materiale che per me era assolutamente ingestibile, non aveva una forma, era un blob immenso di milioni di cose, anche estremamente distanti l'una dall'altra, che sperava, perché mi porti il giardino? Ok, che non credevo poi avrebbe un giorno raggiunto una forma, però giustamente uno dei primi e più importanti mestieri dell'editore è quello di mordere le caviglie dell'autore, e quindi insomma dopo appunto 8 mesi che non consegniamo niente ho cominciato a mettere insieme la roba. In realtà poi, come capita, quando trovi la via giusta, le idee si aggregarono tutte assieme in una struttura che ho voluto la più narrativa possibile, anzi direi addirittura, se posso, la più cinematografica possibile, perché venivo dall'esperienza di qualche anno e di alcuni libri che, per quanto apprezzati nell'ambiente, per quanto uno anche vincitore di un premio come il miglior saggio sul fumetto in Italia, erano appunto libri che non uscivano dal settore degli addetti ai lavori. Quindi l'idea che una storia così meravigliosa non si potesse limitare a qualcosa che potevano leggere in una manciata di centinaia di persone, ma volevo proprio portarla al di fuori. Quindi ho dato al libro intanto una struttura a salti temporali molto cinematografica, per cui parte in realtà alla fine della vicenda, o quello che io consideravo la possibile fine della vicenda, che era uno degli ultimi processi di cui è stato protagonista De Poli, che è le sorelle Giussani, e da lì in flashback ho cercato di ricostruire la vicenda umana delle due sorelle.
Quindi diciamo che poi in realtà per scrivere il libro mi ci è voluto esattamente la metà del tempo che ci ho messo per raccogliere materiale. Questo per la prima edizione, quindi un anno di lavoro per un libro che è uscito nel 2007. L'editore, oltre ad avere fatto un ottimo lavoro mordendomi alle caviglie, ha fatto anche un ottimo lavoro di ufficio stampa, per cui si è parlato moltissimo del libro, è andato esaurito nella manciata di pochi mesi. Due anni dopo si è deciso di farne la ristampa. Solo che, allora, gli autori intelligenti sono quelli che hanno un'idea o lavorano sull'idea di qualcun altro e poi vivono di riedizioni della stessa idea stando alle Bahamas sorseggiando un daiquiri. Come io sono ad Abbiate Grasso bevendo del Barbera, capite bene che non appartengo alla categoria. E quindi... Dicevamo, allora io ho detto vabbè, ma piuttosto che fare una ristampa facciamo così, vediamo se magari nel frattempo trovo altro materiale e c'è modo di allargare ulteriormente il discorso e poi correggiamo insomma gli errori che inevitabilmente poi ci sono sempre per quanto uno lavori con attenzione sulle cose, per cui corretti gli errori. Ho cominciato una ricerca di materiale anche in parallelo a un catalogo che stavo curando su Gino Marchesi, che è l'uomo che in qualche modo ha dato le fattezze a Eva Kant. Lui abitava nel Lodigiano, all'epoca Lodi ovviamente ancora non era provincia, e ispirandole le fattezze di non si è capito ancora bene chi, perché ognuno dice la sua, quindi era la moglie, era la cucina, era quella che passava da stare, non si è capito. Comunque Gino Marchesi inventa Eva Kant, quindi io, grazie al sindaco di Brembio, che si autodefinisce El Sindic con la K, per cui questo già vi fa intuire quanto lui stesso sia appassionato di Diabolik, ho cominciato a ricostruire anche la vicenda di Gino Marchesi tramite i suoi figli e alcuni colleghi, e ho capito che nell'Odigiano c'era altro, oltre al grosso, importante e fondamentale lavoro di Gino Marchesi. Nell'Odigiano ho scoperto esserci anche il nemico di Diabolik, Daniele Statella. Non sono collegate le due cose, ma un applauso per Daniele, grazie della presenza. Si accomodi, buon uomo. A Lodi, negli anni 60, c'era il... adesso mi dimenticherò sicuramente qualche titolo, ma il dottor, professor, commendator, avvocato, filiputa alla Panzozzi, no? Francesco Novello, il procuratore di Lodi, che aveva avviato una battaglia proprio contro i fumetti neri che, come anticipava Loris prima, non furono solo Diabolik, ma nel giro di pochi mesi, come sempre succede in Italia, se uno ha una buona idea, almeno 90 persone si accollano rifacendo la stessa idea tale quale, ma più brutta, mediamente più brutta. Poi insomma ci sono alcuni picchi qui e là di cose interessanti, ma in linea di massima stiamo parlando di testate, e quando dico 90 non ho detto un numero a caso, pare che i precisi, in qualche modo affiliati al Diabolik Club, abbiano fatto una mappatura di queste testate, sono davvero una novantina, tutti più o meno con la K nel titolo, tutti più o meno con quel formato, più o meno con quel numero di pagine, quella tipologia narrativa, personaggio in costume, eccetera. Chiaramente, non avendo dietro la forza delle due sorelle Giussani, la forza narrativa, la forza imprenditoriale, la forza ideativa, erano testate che magari duravano un numero, due numeri, tre numeri, salvo pochi esempi, voglio citare Criminal Satanic, che invece sono andati avanti qualche anno, ma perché anche in quel caso avevano alle spalle un fior di sceneggiatore che era Max Bunker, probabilmente nel suo momento migliore.